Le sue idee. Ma. Ehi, vabbè. Sembra un po' poverino, sembra un po' una barzelletta. No, non è morto, non è morto, non è neanche morto. Chi è Zingaretti? Come chi è Zingaretti? È il capo del PD. Allora, Se vuoi fare quello che vuoi fare, devi studiare, Omi, eh? Te lo fammi dico. una domanda politica, vai. Ma è così sui piedi, che ne Sì, so, però. bruciapelo, bruciapelo, vai. Perché allora non lo sapete, ma ci stiamo mettendo in contatto per intervistare Matteo Salvini e Matteo Salvini. Scusami. Ripetimi i due ospiti. Ci stiamo mettendo in contatto per intervistare Matteo Renzi e Matteo Salvini. Scusate, Ok. è da notare come io pensavo che il primo che avesse detto era Matteo Renzi, per cui ho detto Matteo Salvini e Matteo Salvini, non mi tornava. Per cui ovviamente dobbiamo un attimo elevarci come status quo, per cui per favore Hank, mi puoi dire qualcosa? Ma anch'io devo studiare un pochettino, Ma dimmi qualcosa che non. tu sai, una cosa easy. Una cosa easy, come si chiama il partito di Matteo Renzi? Italia Viva. Ok, giusto. E su cosa si basava il referendum? Cosa voleva fare con il referendum Renzi? Il referendum, quale? Quello della privatizzazione del petrolio? No, quello lì per cui si è praticamente bruciato. Quello che, per cui si doveva dire sì per votare no e no per votare sì? Quelli sono tutti i referendum. Costituzionale? Sì, riguardava. Jobs Act? Era. No, Jobs Act non è un Il referendum. taglio dei parlamentari? Grazie Taglio dei alla parlamentari. modifica, abbiamo. Dema. Ma sì, ma tanto con Non Salvini e sei una Renzi piaga. avremo la chat che Google. Grazie, Ma sì, Demone. infatti, però almeno i Grazie alla modifica, personaggi abbiamo. principali della vicenda. Grazie Leonardone, bentornato. Vai, ultimo, ultimo. Ma che ne so, mica c'ho le robe così al volo. Chi è il ministro Sapete come si chiama il dell'economia? Come partito di Carlo Calenda? si chiama il partito di Carlo Calenda? Questa è una. Era quella che volevo farti io. Il partito di Carlo Calenda? Non lo sa neanche lui, probabilmente, comunque. Si chiama Liberi Uguali. No, 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 no. Di chi è? Il Partito dei Liberi Uguali di chi è? Azione si chiama il partito di Carlo Calenda. Grazie al cazzo dalla chat. Ma liberi, e invece Liberi Uguali? È di cosa? Di Grasso. Sì. Sì, ma il partito di Calenda non se lo caga neanche. Emma Bonino Radicali. Giorgia Meloni credo che sia Forza Italia. Ma Ma che Forza Italia? Fratelli che d'Italia! roba Forza è? Italia. Forza Italia che chi c'è? Ci sarà il Occhio! classico Angelino. Di una vecchia comunista che non capisce un cazzo. Grazie, il cursore. Ci sarà il classico. Domanda di politica. Chi è stato il primo presidente della Repubblica? Il Perù. Chi è stato il primo presidente della Repubblica? È Berlusca, non. Pronto? Al momento è nuovamente Politico. Berlusconi. Grazie, Ettore. Io posso dire il politico che secondo me il politico più inutile della storia. Vediamo se la gente concorda con me. Secondo me il politico più inutile della storia è Angelino Alfano. Inutile, non lo so, di sicuro è insopportabile. Razzi anche, ma Razzi più che un politico è un meme. È un edgelord, è un meme. Il king delle Però droghe. scusatemi, grazie Frecco, questo vi fa capire il sogno italiano. Se ce l'ha fatta Antonio Razzi, ce la possiamo fare tutti. Grazie Frecco.
Chi è stato il primo presidente della Repubblica, Hank? Non lo so. Magari Facciamo storie di faccio schifo. abbiamo Grazie Giullare Catarro in ignorante, provetta. giullare ignorante quando ritornerà Qual bene gay è diverso. l'articolo 1 della Costituzione? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità del popolo che la esercita nei limiti della legge, tipo. Bravo. De Nicola è quello della regione Campania. Giusto? Presidente della regione Campania, giusto? Cosa ho detto io? No, Fondata sul. è giusto, Hank. No, non è giusto. Ecco la modifica, Cosa ho detto? Ah no, De Luca è Campania. De Piccolo Nicola, che cazzo è? XKS De KPSKSKSKSKSK Magistris è il un ragno sindaco di Napoli. SKPSK nella parete Vabbè, senti, mi sa che SKPSKSKSK ti ancora amo non mi possiamo piccolino e mi incontrare. potresti salutare. Sarebbe una due giorni di full immersion. SKPSKSK la Sì, ma scarpa facciamo una bella senza. full Cos'è immersion, la senza. stepchild adoccio? Stepchild adoption, sono le leggi che regolano l'adozione dei figli degli altri, dei tuoi coniugi. Brunetta chi è? Brunetta è l'amico di Berlusconi. Sì, è il figlio. No, Brunetta è uno. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora, ed è molto molto basso. È il figlio di. È ad essere più bassi di Berlusconi ce ne vuole, eh? E potete cambiare meme, per favore? SK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 S
fratello, c'ho la minchia dura, talmente dura che la tua tipa si guarda a guardarti. C'ho la minchia dura, talmente dura che Ambro guarda. Fratello, c'ho la minchia dura, talmente dura che la tua tipa si bagna solo a guardarmi. Ambro poi mi guarda. Vabbè, onesto, ormai mi fa ridere questa canzone. Allora, dimmi un'ultima domanda. De Nicola era il primo presidente, ok. De Luca invece è il presidente della regione. Vabbè, ma quelle robe non servono a un cazzo, dai. Dai, cos'è il MES? Il MES. Ma che cazzo ne so di quella roba? No, tutta la roba europea di cui hanno parlato adesso. Il fondo adesso, salva stati. Non ho più informazioni. Mi sono fermato un anno fa, tipo io. Dai un occhio a WhatsApp, comunque. Vediamo. Dai, ultima cosa. No, come cazzo lo faccio, Salvini? Ultima cosa. Che percentuali di immigrati c'è in Italia? Ma non ci interessa, per me siamo tutti italiani. Così direbbe un politico. Dipende quale. Io ho già detto il partito che vorrei fare. Vorrei fare un partito tendenzialmente destreggiante, però comprendendo tutti gli immigrati. Quindi scammando solo quelli che fumano per terra a Bologna o a Campo dei Fiori. Ma infatti è pieno di... Secondo me è una teoria che una buona parte degli immigrati è di destra. Secondo me sì, però non so perché la destra scamma quelli che arrivano. Non ho idea del perché vengano scammati. Allora, ultima domanda. Vediamo anche se Luis ci può aiutare. Chi era l'uomo... presunto, perché ovviamente la giustizia deve ancora fare il suo corso. Presunto. Aspetta, comunque il partito del futuro non è ancora venuto perché la destra e la sinistra sono definitivamente morte. Dopo il mio di più, abbiamo... Grazie Albon. Ciao, mi ti ricordi quando ci siamo fatti la foto al Duomo con Marco Mele? Ci stava anche Emanuele. No. Scamma gli irregolari. Grazie incursore, grazie per... Scusatemi ragazzi, andate. Domanda di politica. Chi è Matteo Ricci? PS, è un sindaco. Quello della foto al Duomo. Prego ragazzi, andate. Luce, siete dicevo... a favore della legalizzazione delle droghe leggere? Scusa l'interruzione. Sinceramente Simone, non me ne può fregare una minchia. Vada.
qual è il cognome del presunto uomo che si è preso carico, diciamo, si è occupato della trattativa Lega-Russia per quanto riguarda i rubli. Uomo sul campo, che, di cui le intercettazioni sono saltate fuori. Alvaro quale Carisi. Poi... No, ovviamente no. Luis? Non ho capito la domanda. Qual era l'uomo che si è messo che ha fatto da tramite tra la Lega e diciamo la Russia per tutta la questione dello scam con Leni, bla bla bla, ed è anche quello di cui le intercettazioni sono saltate fuori. Aspetta. Inizia con la S. E non è Salvini, ovviamente. Non lo so. Salini. Savoini, almeno leggi la chat bene. No, ma Savoini. Lo so chi è Savoini. Quello che andava a leggere in Russia. Puoi salutare Troge sottolineatura boom per favore? Ciao Troge, beh. Se sei lì sì. Dobbiamo un po' studiare, Omi, ma non ti preoccupare. Beh, senti, fammi guardare tre video di Shy Breaking Italy e dell'altro. Nani vecchie che si scoprono tutti perché chi conosce il Bassè ovviamente un bel po' di gente. Oh cazzo, oh yeah, sei, non sono migliore dal 2006. Tu sei solo un coglione, tu cosa ci farei? E Ambro poi si incazza e qui